Consiglieri, buongiorno. Dottoressa, buongiorno. Signora Ventimiglia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno per tutti. Vi ricordo che la videoconferenza verrà registrata, quindi un paio di secondi di vostro silenzio. Dottoressa, chiamerà l'appello e grazie sempre. Prego, dottoressa. Cardella. Assente. Guaresi. Presente. Marchese? No, io sono tutto nuovo. Olivia? Presente, dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Savoca? Presente, presente. Scarlata? Assente. Serio? Tusa? Presente. Viscuso? Presente. Greco? Presidente, Presente, dottoressa. 7 presenti su 10, ore 9:49, buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi. Consiglieri, buongiorno. Allora, il consigliere Guaresi ha alzato subito la manina, prego, consigliere Guaresi. Buongiorno Ah, mi scusi, consigliere Guaresi, Presidente. mi scusi, bisogna, per quanto riguarda il progetto della Costa Sud, avviso per tutti. Vediamo, ora faccio un atto di delibera, perché visto che va da parte a firma del Presidente a nome di tutto il Consiglio, facciamo un atto di una proposta di delibera, o comunque una mozione che parta, ripeto, da tutto il Consiglio, perché dobbiamo mandare per il progetto un qualcosa di più carico rispetto a quelle quattro righe inviate personalmente. Ho saputo questo da parte da parte dell'assessore Martina, e a quanto pare deve intervenire pure l'assessorato all'ambiente. Quindi lunedì poi vi aggiorno nuovamente per far sì di andare avanti su questo, perché sono propensi perché la cosa avvenga. Quindi dobbiamo poi un po' riformulare tutto, scriverlo in maniera molto più consona, migliore, e niente, poi vi aggiorno lunedì. Vi volevo dire questo, do la parola al consigliere Guaresi. Per interventi ricordo che c'è la possibilità di mettere la mano gentilmente senza accavallare il parlare gli interventi stessi, altrimenti non ci capiamo. Io vedo la mano o do la parola, anche perché oggi sono collegato con un wifi, quindi non dovrei avere problemi di linea, dovrei rimanere sempre collegato, e quindi non tutte le volte che voi scrivete un qualcosino, mettete la manina, io la linea ce l'ho, e quindi non mi sfugge l'ordine. Grazie, prego, consigliere Guaretti. Presidente, buongiorno, buongiorno gli uffici. Presidente, ieri la terza commissione del Comune di Palermo ha avuto una riunione con l'assessore Prestigiacomo, Marino e l'amministratore unico della Reset, il dottor Perniciaro, il quale stavano, hanno chiesto, hanno che volevano per meglio dire, dare il servizio per la manutenzione delle strade alla Reset. E subito praticamente l'amministratore unico della Reset disse che non lo riteneva opportuno perché non erano in grado di poter svolgere questo servizio. Presidente, io sono scioccato perché dopo svariati mesi che è stato tolto il servizio alla RAP, so che loro fino al 31 marzo hanno, ecco, la responsabilità di andare ad effettuare quegli interventi urgenti. Scusi Presidente, quegli Prego. interventi urgenti, Presidente, da tappare le buche fino al 31 marzo, ma poi il vuoto totale. Presidente, ma com'è possibile, mi chiedo io, avere tolta la possib cioè avere tolto questo servizio alla RAP per non discutere di nulla, anzi tentare di. Certo, io sono d'accordissimo qualora ci fosse la fattibilità di poter dare il servizio ad una azienda, ad una società consortile del comune, così da poter, ecco,
lei ha la possibilità di respirare come fa AMAP, che dà dei servizi al reset, perché si possono fare, a quanto pare, altrimenti non avrebbero dato degli incarichi di riserva, eccetera, eccetera. Quello che mi chiedo io, Presidente, allora è, dico, perché non, ecco, cercare di, ecco, sistemare al meglio con dei denari in più, da dare alla RAP, e continuare la gestione, visto che ormai è da tantissimi anni che lo fa, magari dando la possibilità di fare transitare delle maestranze della Reset a RAP. Facciamo un esempio stupido, Presidente. Dico, noi siamo 8 circoscrizioni, prendere 160 elementi, darli alla RAP, ecco, dividerli nelle varie circoscrizioni 20 unità, per come noi parlavamo per altri servizi un tempo nella passata legislatura, farli coadiuvare da chi veramente ha operato fino ad oggi in questo settore della RAP, e cercare di avere la manutenzione giornaliera delle strade della seconda circoscrizione. Presidente, io domenica scorsa ho fatto un documento urgente chiedendo alla RAP di intervenire con la massima urgenza, visto e considerato che c'era stato le piogge che hanno bucato il manto stradale, ormai in pessime condizioni, lo conosciamo tutti, Presidente. Però ad oggi non ho ricevuto nessuna comunicazione e io, Presidente, l'altro giorno, ecco, per calmare la rabbia di alcuni cittadini residenti in zona via Messina Marina, ho preso un sacchetto di asfalto, Presidente, sempre a spese del sottoscritto, e andai a limitare quantomeno l'altezza della buca, Presidente, perché ci volevano almeno 2 sacchi e mezzo, 3 sacchi per poter fare questo trattino. Però Buongiorno. con un sacco, Presidente, ho cercato Continui, di continui. limitare. Buongiorno al consigliere Cardella. Lei Ho cercato di limitare il più possibile, ecco, la profondità, e mi auguro veramente che in questi giorni diano seguito a quanto chiesto, perché parliamo della via Messina Marina, di Corso dei Mille, Presidente, è in pessimo stato, e quindi quello che chiedo, anzi, mi faccia la cortesia, faccia partire una nota, Presidente, a firma del sottoscritto, dove si chiede, ecco, di intervenire con la massima urgenza per andare a rattoppare tutte quelle buche che ci sono nel tratto di via Messina Marina e Corso dei Mille. Presidente, dico, io rimango scioccato per questo, per questa ancora, io, per carità, attenzione, dico, magari non conosco, ecco, le vicissitudini che il Consiglio Comunale ha portato, però li seguiamo tutti attentamente. Sappiamo benissimo che si doveva fare una gara, per assegnare questo servizio ad un vincitore, però adesso si parla della Reset. Io mi auguro che magari se ci sia la fattibilità e magari l'amministratore unico della Reset, ecco, magari, ecco, sedendosi a tavolino, ragionando un attimino con i vertici aziendali della RAP, possa trovare, ecco, delle soluzioni immediate e giuste per poter partire. Quantomeno partiamo, cerchiamo di riparare le buche, togliamo il pericolo, visto e considerato che sappiamo tutti benissimo che una buca può creare un danno, enorme, una perdita, ci sono state in passato e mi auguro che non ce ne siano più in futuro, delle persone che ci hanno perso pure la vita. Presidente, io in questo fine settimana mi troverà costretto nuovamente a fare un intervento che ho sempre fatto, quello di ripare delle buche, ma non per dare uno schiaffo morale a chi oggi è responsabile, dico chi è responsabile, non per dare uno schiaffo morale, ma per dire, ecco, basta poco per salvare una vita umana, Presidente. Io mi auguro che con questo intervento che andrò a fare nelle prossime ore, ecco, magari si possano rendere conto, che basta poco per salvare una vita umana. Presidente, chiudo questo triste episodio.
Mi auguro che sia che nei prossimi giorni magari possiamo leggere sui giornali che ecco la Reset hanno dato il suo servizio, lo faranno al meglio quando io vado alla RAP. Speriamo, ma per il bene di tutti noi, visto che giornalmente chiediamo interventi per delle buche enormi che si sono formate. Presidente, ieri ho ascoltato un pezzetto di consiglio comunale e devo dire che sono rimasto entusiasta, ma nello stesso tempo mi sono messo a ridere, Presidente, perché mi sono sentito preso ancora una volta in giro. In giro, e le spiego la motivazione, Presidente. Dico, noi sappiamo benissimo che il Consiglio Comunale è stato commissariato per quanto riguarda le deleghe alle circoscrizioni, il decentramento, eccetera, eccetera. Poi è stato presentato, anzi, al posto di fare un passo avanti, se ne sono fatte tre indietro, Presidente. Ieri il consigliere, mi sfugge al momento, il consigliere. Mi sfugge, porca ciamise, comunque non è importanza. Chiedeva, ecco, al Consiglio di produrre un documento cercando di migliorare, ecco, l'esito di quella mozione che avevamo portato in Consiglio per quanto riguarda il decentramento, e cercando di migliorarlo e dare dignità a tutti noi consiglieri che giornalmente lavoriamo per il bene comune, soprattutto a quei presidenti che rappresentano le 8 circoscrizioni che si sono visti, ecco, scendere in campo per consegnare le chiavi dei propri municipi che rappresentano. Altri consiglieri si sono presi l'impegno che nel giro di 40-50 giorni porteranno in consiglio comunale questa delibera, con delle modifiche, ecco, per dare dignità al lavoro che viene prodotto. Io mi auguro, Presidente, che non sia una presa in giro, perché magari questi si siano accorti che io in primis, Presidente, non andrei a fare una campagna elettorale a un consigliere comunale quando io mi dovrei ricandidare in circoscrizione. Ma dove? Per fare cosa? Il nulla, Presidente, per essere preso in giro? No, io non ci sto. Magari abbiamo avuto questo sentore che tutti i consiglieri comunali non scenderanno più in campo per appoggiare un consigliere comunale. Anzi, dico di più, magari molti di noi scenderemmo in campo candidati al consiglio comunale. Magari a qualcuno ha fatto tremare qualche poltrona, perché lei, Presidente, sa benissimo che ognuno di noi, con i nostri consensi, siamo riusciti in passato, sicuramente riusciremo in futuro, a fare eleggere molti consiglieri comunali. Senza i nostri consensi, Presidente, molti rimarranno a casa, che anche se lo meritano. Grazie, Presidente. Grazie al consigliere Guaresi, ho ascoltato attentamente l'ultima questione, cui in questo momento non voglio mettere bocca, anche se per quanto riguarda la questione decentramento, due paroline mi sembra giusto dirle. Sono d'accordo per certi versi con lei e aggiungo che forse per un mio modesto parere, potrei pure sbagliare, ma io penso che sia così. La prima colpa per quanto riguarda il decentramento, il mancato decentramento fino ad ora, dico non ora che ci siamo noi, sino ad ora, quindi nel tempo, forse è stata proprio da parte dell'Assemblea Comunale, dei consiglieri comunali tutti, non coloro che ci stanno adesso, ripeto. Anche quelli delle consiliature passate, perché proprio il Consiglio Comunale è colui che dovrebbe esprimere il proprio parere per dare forza alle circoscrizioni. Poi, ovviamente, è palese che dando forza alla circoscrizione viene meno il ruolo di alcuni consiglieri comunali e dei consiglieri tutti. Ma da un mio, ripeto, ulteriore modesto punto di vista, verrebbe bene il ruolo di quelle cose che benissimo potrebbe svolgere la circoscrizione. Anzi, verrebbe un ruolo nuovo, che è quello, come ho detto già in passato, di alzare l'asticella e far sì che il comune di Palermo possa interessarsi e occuparsi e concentrarsi veramente su quelle che sono le basi fondamentali per la città, e non occuparsi più di Villa Giardini che deve tagliare gli alberi, di
il consigliere comunale potrebbe non occuparsi di chiamare la reset o di sentire il reset per far sì che vada a pulire una villetta. Un consigliere comunale potrebbe non occuparsi di chiamare l'azienda XY, visto che ancora oggi non lo sappiamo se diventa K o diventa F, l'azienda che si deve occupare, che si occuperà forse nel 2030 dell'asfalto delle buche delle strade, perché con delle deleghe diverse, con dei poteri diversi, con dei mezzi diversi, come diceva qualche mio consigliere la volta scorsa, non poteri ma mezzi. E ferre, come si suol dire, i ferri e marce, un marcio su un ferro un po' travagliare, i propri ferri, il lavoro non gli riesce buono. Ecco, se avessimo noi i mezzi giusti, si potrebbe lavorare meglio. Il comune di Palermo andare ad interessarsi in maniera migliore di altro, di un qualcosa di ancora più importante, che comunque che fa, che svolge, ma con dei pensieri pure a qualcosa di più spiccio in relazione a quelle che potrebbero essere le fattibilità del comune di Palermo stesso. Quindi penso di essere stato chiaro e mi fermo su questo argomento. Ritornando alle buche, aggiungo che è uno schifo. Oggi sono molto buono, parolacciosivamente parlando. A volte dico prendo per crastazzi chi è che crea gli scempi per i rifiuti ingombranti, chi si comporta male con il suo territorio. Oggi, parolacciosivamente parlando, non voglio andare oltre perché potrei mettere nel mezzo anche me stesso, perché comunque il ruolo che ho è importante ed oggi il ruolo che ho io in prima persona in merito all'asfalto, in merito alle buche, soprattutto in merito alla pericolosità della strada, il mio ruolo ha fallito. Io principalmente mi prendo la responsabilità io, però il mio ruolo purtroppo oggi non mi vede, il mio potrebbe essere domani quello di un altro, ieri è stato già quello di un altro uomo, di un altro presidente. È un ruolo che purtroppo sino ad oggi, domani non lo sappiamo, non mi vede in grado di avere una bacchetta, un tasto di un PC o comunque non mi vede in grado di conoscere una squadra con dei mezzi giusti per poter asfaltare le nostre strade, perché nella nostra amministrazione questa squadra non esiste più, questi operai non esistono più, questi mezzi non sappiamo più dove sono andati a finire e le strade della nostra circoscrizione sono diventate uno schifo. Uno schifo, quei 5 giorni di pioggia consecutivi dal venerdì a martedì hanno pure dato la loro, hanno inciso tantissimo. Faccio riferimento a una buca pericolosissima che già vede protagonista la via da circa 6 mesi, se non di più, nello sbocco che continua a Corso dei Mille con via Cirincione. Un'altra se ne è provocata in via Giafar, retratto, altezza, entrata ed uscita, zona industriale. Per non parlare della zona industriale, la via Messina Marina, come prima menzionata dal consigliere Guaresi, fa letteralmente schifo dall'inizio alla fine. E 4 buche ci stanno nel tratto di Corso dei Mille che arriva alla stazione, 2 internamente a via Michele Cipolla, nelle vie che non ricordo quali. Addirittura ce n'è una da 7 mesi, non provocata dalle acque di oggi, nel tratto di strada che taglia la via Michele Cipolla, altezza Vabres. È diventato uno schifo. È diventata uno Via Antonio schifo. Ugo, Presidente, Via Antonio Accettare Ugo. questa situazione è diventato uno schifo. È per gli alberi e dobbiamo sopportare gli alberi, che non solo gli alberi stanno arrivando a terra, ma le radici stanno distruggendo tutti quei bei marciapiedi e quei pochi marciapiedi buoni che erano rimasti, li stanno distruggendo in certi siti. Ed è uno schifo. Le strade sono un colabrodo ed è uno schifo. Si parlava prima di scappare il morto. Io mi auguro proprio di no, e spero di no, cioè, mi auguro proprio, spero che non avvenga, ma il rischio ci sta, anche perché spesso mi sono accorto, girando per le vie della circoscrizione e passando in quei punti dove le buche comunque in maniera molto spiccia vengono messe in sicurezza con dei cartelloni, spesso quei cartelloni
di pericolo, quei cartelli di pericolo, non cartelloni, quelle staffe con il cartello di pericolo, sono a terra perché la gente magari non li vede o perché per il traffico cadono. E quindi chi passa successivamente alla caduta, manco li vede, manco li nota, e che a volte sono a terra scaraventati da un urto, che ne so, di un'auto. E sono scaraventati a chilometri, a metri di distanza. E la buca non si vede, buche pericolosissime. Ragazzi, non stiamo scherzando. Amministrazione, ascoltate chi ci sente, andate ad ascoltare i consigli. Ma non lo dico perché vi vogliamo attaccare, lo dico perché è uno schifo. E perché è uno schifo? Ma io una persona, ma deve mettere primo io a cominciare un sindaco oppure io. E tutti gli assessori che hanno la manutenzione, tutti coloro che fanno capo a questa azienda. Cioè, è da un anno che si discute dei soldi messi da parte nel bilancio dell'anno scorso perché li dovevamo dare all'azienda privata. Ora avere un consigliere, non, senza offesa, ha detto a così da un consigliere, senza offesa per il consigliere Guaresi. Avere un consigliere mi viene a dire, io magari sto esaurendo, ora parlo pure in dialetto, e mi viene a dire in consiglio che la reset doveva, però non ha voluto accettare. Ma stiamo scherzando? È una vergogna, vergognatevi tutti, vi dovete vergognare, state tirando la corda e ora tra un paio di giorni la tirerete ancora di più. Se mi ascoltate, anzi qualcuno di voi che è i referenti, ditelo che vanno ad ascoltare, ditelo che vanno ad ascoltare. State continuando a tirare ancora di più la corda, tanto poi ci sono le elezioni, quindi si scanneranno chi si deve scannare, verrà eletto chi si deve, chi verrà eletto, il sindaco non si può candidare più. Magari cambieremo pure casacche di orientamento politico. Da sinistra si passerà a destra, poi si può risolvere, no? Poi però la colpa era di quelli che ci stavano prima. Ora la colpa è di chi ci stava prima ancora. È uno schifo. È uno schifo. Andatevi a ascoltare le mie parole e non vi permettete però di attaccarmi perché quando ho cominciato il discorso, in prima persona ho messo davanti me. Il mio ruolo, il ruolo del presidente di circoscrizione, ha fallito. Ha fallito. È un ruolo fallito per quello che si vede per strada. Chiudete tutte cose, mettete uno solo. Levate un consiglio comunale per queste cose, levatelo. Tenetelo per il bilancio, tenetelo per andare a trovare un'area per fare i cimiteri. Che i cristiani morti non sanno più dove li devono mettere, e c'è mio nonno, il nonno di Giuseppe, il nonno di Pasquale, il nonno di suo nonno, la mamma di Peppino, che ha 5 mesi, 6 mesi, 7 mesi, che sono messe con le bare accatastate uno sopra l'altro, 700 bare. Andatevi ad occupare di questo, e per queste cose mettete a uno con i soldi e ci fate fare i travagli. A Villa Giardini chiudetela, le potature prendete a cosa c'è, ho fatto pure pubblicità, come si chiama, Marciano. O quello di via dello Stamaggiore, fanno questi lavori di potatura, o mio suogero, il giardiniere, raccattami i furgoncini, i mezzi, il comune, l'amministrazione mette i soldi e lo facciamo noi. Per le buche, ci sono un sacco di ditte che fanno lavori per strada, questi dei lavori i privati che fanno, oppure quelli che lavorano nelle strade nelle province che mettono le luci, c'è chi fa anche in città, gli impianti di metano, gas, tutte ditte private. Io tagliele a loro i soldi. Al rap, questa cosa di rap e di reset delle aziende che sono partecipate, toglietele. Il consigliere Guaresi già potrebbe essere uno di quelli assunti. Perché già il consigliere Guaresi ha 5 anni che aspetta il strato. Quindi lui come curriculum sarebbe il primo ad essere assunto. Levate tutte cose e dimettetevi. Mi dimetto io, leviamoci. La circoscrizione chiudiamola. Chiudiamola, la circoscrizione la chiudiamo. E gli impiegati della circoscrizione, visto che non abbiamo più nessuno, la dottoressa deve fare da dirigente, da usciere, da presidente, da anagrafe, la signora Ventimiglia a fare, da apri porta, getta carta, rompi questo, rompi quello. All'anagrafe, la tanagrafe, i matrimoni il venerdì, il giovedì e il venerdì non si possono fare. E per chi manca un personale, no, perché quella la 104, perché quelli se ne sono andati in pensione. E lo sportello non si può fare. Il martedì pomeriggio il municipio spunta nella prenotazione che ha aperto.
il consigliere Savoca si prenota, arriva al municipio, ma no, questo servizio però di pomeriggio non c'è. Allora, chiudiamo il lato di circoscrizione, leviamo la politica e gli impiegati li portiamo all'anagrafe, perché l'anagrafe deve continuare. L'udienza ai cittadini si c'ha a dare, giustamente. Chiudiamo, non funziona niente, è uno schifo, chiudiamo. Io tutti il sindaco domani mi scrive e mi dice: Mario, hai detto bene, hai fatto tutto quello che stai dicendo è la verità. Dimettiamoci, io mi dimetto prima Rindo, però prima dietro di me, un'ora dopo, no, il giorno dopo, si deve dimettere lui. Ma si devono dimettere poi tutti, a cominciare la Giardine, che ieri chiamo, a chi devo chiamare, e mi chiude il telefono. Perché giustamente che mi deve dire che gli alberi stanno cadendo, stanno trasendo il rame in sei case, non mi può dire niente. Signora Ventimiglia, non lo scriva tutto quello che io sto dicendo. Faccio un sunto, non si stanchi per me. Si deve stancare chi si vuole stancare se vi vogliono ascoltare. Non si stanchi lei. E se vi volete ascoltare, se vi stancate pure voi, poi me lo dite dopo. Studiamo tutte cose, mi dimetto io, che ruolo abbiamo? Capace c'è un passare alla zona industriale, avevi 10 anni che ci prendono per il culo. È perché un colpo è di comune, è perché il comune ha l'ISAP, è perché l'ISAP ora ha la reset, è perché la reset ce l'ha dato il consigliere Cardella. Il consigliere Cardella aveva tutti questi piccioli per spendere il cillo nella zona industriale, non li trova più, perché mare tu a sua figlia e la fa spendere per sua figlia. Boh, quindi no, tutti questi piccioli non era, boh, chi la deve fare la zona? No, forse quello del tabacchino ha giusto la zona, no, la luce. L'AMG, non è, ma l'AMG non è, ti dicono, cosa ti dicono? Che l'AMG non è. Quindi sa la zona industriale com'è? 10 anni così, 10 anni quello che mi ricordo io, che è 15 anni che sono qui in consiglio. È uno schifo, non ci possiamo più permettere di prendere in giro la gente. Quindi tutti coloro che abbiamo fallito, non come persone, attenzione, non mi permetterei mai, tutti coloro che abbiamo un ruolo fallito, dimettiamoci, io Mario Greco, voi fimmo, e un candidato più neanche a presidente se le cose non cambiano. Ci siamo stancati. Chiudetela la circoscrizione. Gli impiegati, agli impiegati fate fare quello che è il servizio che deve rimanere per forza e serve per dare udienza ai cittadini. Perché tanta circoscrizione non si ebbe. Se commissioni del comune di Palermo che fanno le commissioni che si occupano di X o Y, levateli. Toglieteli, perché i risultati non ce n'è. Se partecipate, visto che poi non possono fare questo, non possono fare altro, fategli fare quello che è giusto fare. I servizi di asfalto, dateceli a noi. O l'impresa, qualcuno che ha i requisiti per... E i marciapiedi dove li mettiamo? Per qualcuno che ha i requisiti per aprire una partita IVA o aprire un'azienda, c'è. Mettiamo un tanto l'uno, facciamo una società, compriamo i mezzi. Beh, già abbiamo pure un consigliere che è pratico, perché se l'aiuta a sfaltare lui l'estate, quindi già ne può insegnare pure come sta a fare. Basta prendere 2 impiegati che sanno usare i mezzi, ce li date a noi quelli che ci... noi invece di fare politica facciamo questo, aiutiamo la gente, aiutiamo la città, perché è uno schifo, per non parlare di altro che il presidente oggi Mario Greco riceve tutti i giorni scritto di cose del comune che vengono tolte a quello, di cose di quello, di cose. L'auditorium, per prendo l'esempio dell'auditorium, c'è l'auditorium là sotto, l'auditorium portato avanti Centro Pane Nostro, dopo 5 anni l'amministrazione, 10 anni, 7 anni, 8 anni, era nostro, è stato dato, gli domanda 50.000 euro. Picciotte, è uno schifo. Chiuso argomento. Io in merito a questo non aggiungo altro. Quello che voi volete dire, volete pensare, mi scuso se vi ho stancato, bene. Consigliere Tusa, prego. Un secondo, Presidente, un secondo solo. Lei non ha fallito, noi non abbiamo fallito. Questo consiglio comunque... Consigliere Quaresi, no? E le ho spento io inavvertitamente il microfono, ripeto. Ah, mi perdoni, io ho detto... Dovevo spegnere il mio, ho spento il suo. Mi perdoni il consigliere Tusa, io un secondo... 10 secondi. Lei non ha fallito, Presidente. Noi non abbiamo fallito. È questo Consiglio Comunale che ci ha fatto fallire ancora una volta, non dando le deleghe alla circoscrizione. Sono loro i falliti, non noi. Grazie, Presidente. Grazie, Consigliere Guarese. Consigliere Tusa, prego.
Buongiorno, capisco lo sfogo, Presidente, perché realmente è molto triste tutto quello che ha detto ed è la verità perché la gestione della cosa pubblica, dell'amministrazione pubblica ha fallito insieme alla politica finora, ma diciamo questo è una, diciamolo chiaramente, è un cancro che è da molto tempo che c'è una gestione così molto, molto ballerina, molto superficiale, che non ha una visione del futuro, assolutamente. E queste sono le conseguenze. Due notizie tristi, quella appunto delle buche e che sanno come risolvere, cioè prima la tolgono alla RAP. E poi dice diamo in appalto alle ditte esterne, ok, ci può stare. E poi dice Reset ci potete aiutare, ma stiamo scherzando, c'è una città, la quinta città d'Italia. Cioè io mi sento un cittadino di una città che non lo so, non ha uguali secondo me. Io non credo che altre città, meno male abbiamo viaggiato, e alle altre città hanno il lungomare tutto sistemato, non hanno secondo me tutta questa problematica che ci va di contro l'incolumità pubblica. La cosa è seria per questa, perché finché l'immondizia ce l'hanno tutti, le città del sud ci combattono, ma problemi così importanti, ma stiamo scherzando. Un altro problema, cioè quello che ieri non ci avete sentito la notizia, avete visto che eravamo al buio. Cioè, ma è mai possibile che sistematicamente vanno a rompere le cabine per fare non so che cosa, prendere il rame, oppure a qualcuno, dico a qualcuno ci può interessare che sia buio così, cioè posso pensare tutte cose, ma stiamo scherzando, cioè veramente, c'è cioè, il cittadino, onesto cittadino che paga le tasse e vive in una città dove il degrado, l'insicurezza, il futuro dei propri figli viene compromesso in questo modo così importante. Dico, sono sconcertato, Presidente, e per quello che ha detto, condivido le sue parole così forti, perché poi nel nostro ruolo noi vogliamo dare il massimo, cercare di far vivere il cittadino e noi stessi in una città diversa. Ma non possiamo incidere, non possiamo, cioè, con tutta la buona volontà, perché noi seguiamo le istanze, seguiamo i problemi, ci coinvolgiamo la gente. Arrivato a un certo punto, spesso troviamo il muro, perché anche il comune, non realmente, l'amministrazione comunale, la giunta comunale e tutti quanti, il consiglio comunale, non hanno la forza a volte di fare le cose, oppure li fanno, che posso dire, quando conviene farli. Io veramente sono deluso. Quindi chiudo così e speriamo in un altro mondo migliore, ecco, veramente. Grazie, Presidente, grazie. Grazie a lei, Mi sento. consigliere Tusk. Sì, stavo staccando il microfono. Franco Scarlata, prego, consigliere. Presidente, che dire? In realtà il suo sfogo amaro non è altro che il nostro. Ogni giorno, come lei sa e come i cittadini sanno, già di mattina siamo per strada nel cercare di risolvere i problemi. Questa amministrazione ci ha imbavagliati da questo punto di vista, togliendoci qualsiasi forma di collaborazione con le varie municipalità, le quali sono sorde ai nostri richiami. Oggi, stamattina, sono stato, come quasi ogni mattina, vado in circoscrizione. Effettivamente l'analisi dello stato civile è in una condizione, come dirle, pietosa, manca personale. L'amministrazione centrale, e lei si ricorda, ben si deve ricordare che insieme siamo stati in via Garibaldi qualche anno fa per il trasferimento di qualche dipendente fatta così d'amblè. Perché invece di averne 5 ne avevano 4, quindi dovevano ritornare in organico 5, se lei si ricorda.
si ricorda, abbiamo appoggiato il ritorno di questi collaboratori importantissimi per la circoscrizione, i quali non avevano chiesto il trasferimento, ma anzi, ahimè, erano in prima linea per dare supporto ai cittadini, perché prima di tutto vengono i cittadini, i servizi che devono essere erogati. Oggi mi sento di ringraziare, Presidente, mi ha dato l'occasione, quei collaboratori, quegli impiegati che giornalmente, anche senza averne titolo, in senso che magari non avere la giusta qualifica, ma essendo pungolati da un grande spirito di sacrificio, vengono e si inventano anche azioni di lavoro di non competenza, ma che permettono questo, l'andare avanti nell'ufficio stesso, all'ufficio stesso. E vi do alcuni dati che ho carpito oggi. Per le pubblicazioni dei matrimoni, ieri io ho assistito a gente che veniva da altre zone, da Mondello, per dirvi, dalla Zisa, per fare le pubblicazioni del matrimonio da noi. E da noi chi c'era? Solamente in questo caso la signora Letizia, la quale insieme alla signora Maria si facevano in quattro per onorare un elenco di prenotazioni che doveva essere fatto, perché anche questi cittadini al di fuori della nostra circoscrizione, l'unico posto dove venivano per accedere a qualsiasi pubblicazione era da noi. E stamattina anche, l'altro ieri anche, è l'amministrazione centrale che ha ritenuto opportuno toglierci 2-3 barra importantissimi impiegati che fanno questo tipo di servizio e portarlo in altri posti, perché la pianta organica, invece di essere 5, se ne trovavano 4, forse 3, quindi dovevano ritornare con la pianta organica. A non fare, non dico nulla, non mi permetterei di giudicare il lavoro altrui, ma giudico semplicemente la situazione attuale dei nostri uffici, il quale va il mio ringraziamento, partendo dalla testa dell'ufficio a finire all'ultimo commesso o collaboratore della nostra circoscrizione, che con spirito di sacrificio mantiene ad essere al proprio posto per cercare di dare risposte. Questo per quanto ed è vergognoso, Presidente, è vergognoso. Secondo, è la maggioranza in questo caso, mi perdoni, la maggioranza che alcuni di noi rappresentano in consiglio, non io, per il decentramento, per dare quei poteri attuativi alle circoscrizioni per poter battere il pugno e non andare ad inginocchiarsi per poter ottenere un diserbo, una potatura, uno spazzamento. Una buca no, come ha detto lei, e chiaramente abbiamo già un consigliere validissimo che si interessa di piccoli ritocchi o riparazione delle strade, ben venga, anzi gliene faccio merito, perché a proprie spese, a proprio sacrificio, fa questi piccolissimi interventi per la comunità. Niente, hanno potato ora, se non sbaglio, Viale dei Picciotti, e sicuramente là usciranno degli ex consiglieri i quali diranno che il merito di quelle potature è grazie a loro. Vi posso garantire, cari consiglieri, che gente che prima orbitava in ambito circoscrizionale, comunale, ancora oggi detta determinate regole e ancora oggi dice a cittadini: quando c'ero io, comunque ci penso io. E quindi, Presidente, è tristissimo, è tristissimo. Non vedo l'ora di voltare pagina, non vedo l'ora che questa amministrazione e tutti noi, come dire, si cambia libro, regime, nella speranza, intanto luce da questo tunnel non ne vedremo, caro Presidente. Ormai questo anno ce lo dobbiamo tirare in questa maniera, con tutti gli sforzi che noi facciamo giornalmente, e dobbiamo sperare che la prossima amministrazione sia più attenta ai cittadini, partendo dalle circoscrizioni, perché il vero cuore pulsante della città di Palermo sono le circoscrizioni. Noi che siamo
proprio a contatto con i problemi reali di una città. Una città che ho sempre detto non vuole un porto che ti passa sotto la città e che arrivano le navi da crociera a Piazza Indipendenza, una città che non vuole tram che passano sopra la cattedrale, una città che non vuole piste ciclabili sul mare, ma una città normale che ti chiede pulizia, che ti chiede diserbo, ti chiede potatura, ti chiede luce, ti chiude asfalto, che ti chiede servizi, una città normalissima. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Scarlotto. Se altri interventi? Un minuto, consigliere Quaresi, vediamo se prima ci sta qualcuno che vuole intervenire di coloro che non hanno parlato, altrimenti do replica a lei. Altri interventi? Presidente, lei le mani non ne ha, vero, consigliere Cardello? Ce l'ho la mano, sapete? Ah, ce l'ho. E ce l'ho pure puliti, presidente, puliti. Vero, vero, confermo. Prego, consigliere Cardello, pure lei ha una replica, niente, quindi prima chi vuole intervenire. Prima chi vuole intervenire, perché pure lei ha una replica. Allora io c'ero, Per presidente. le repliche, sì, tengo ordine, sia Io sono tranquillo, non replica, dimentico. io non ho parlato ancora io. Lei non ha parlato. Ah, no, prego allora, prego. Lui, Lei sa niente, che pensavo parlo avesse, poco, lei prego. sa che parlo poco, io vado ai fatti. Prego, consigliere Cardella, prego. Presidente, non posso che non esimermi di concordare tutto quello che ha detto il mio collega Scarlata, perché è veramente vergognoso, Presidente, vergognoso. Siamo Quello alla che ho detto io non frutta, le piace però invece. alle bucce della frutta, Presidente. Non mi voglio dilungare su questo, ma volevo soltanto capire come è finito il discorso di ieri in merito il pattino, non pattino, il Consiglio, i Guaresi aveva detto che aveva fatto una nota, gli addetti hanno fatto una richiesta per vedere come stanno le cose, Presidente. E poi un'altra cosa ancora, velocemente, per quanto riguarda il rame che si sono presi dalle cabine, Presidente, noi Non si diciamo sono sempre presi, bastardi, hanno bastardi, rubato. non è Ora giusto, non si fa, Presidente. rubare ora si semplifica con la parola presi, consigliere Cardè. Come? Non ho capito. Rubare viene semplificato dalla parola presi. Hanno rubato, non più esplicito, hanno rubato. A me questa parola già fa schifo, Pure Presidente. Adesso io riesco posso pure a venire a citarla, prendere pure a lei. citarla, Presidente. Io posso venire a prendere lei. Lei sale in auto con me e andiamo al bar, al ristorante. Andiamo in giro. Non posso Va venirla a bene. rubare comunque, non mi permetterei mai di rubare il consigliere Cardelli. Va bene, rubare, facciamo passare la sua parola, Presidente, rubare. Volevo dire proprio questo, e noi andiamo sempre a dire bastardi, non si fa, si fa di qua. Indubbiamente questo però, Presidente, se noi vogliamo il bene di questa città, ci dobbiamo attrezzare, non con le chiacchiere. Perché non prendono dei giusti provvedimenti, dei controlli, videocamere, e faranno degli armadietti più forti, non lo so. Io penso che se l'armadietto è chiuso bene, 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 per andare a rubare un po' di rame, Presidente, non lo vanno a scassinare, Presidente. Non lo vanno a scassinare se devono fare un lavoro grande, grande per prendersi il rame. Allora prendiamo le giuste misure, le giuste cautele, Presidente. Non ho più niente da dire, Presidente. Grazie. Vediamo le mani, grazie a lei, consigliere Cardetto. E salvo che vi scuso, quindi vicepresidente e poi consigliere vi scuso. Grazie Presidente. Presidente, io da quello che vedo sui telegiornali e ascolto ovviamente quello che dicono, si vede, si guarda pure, ad esempio, prendo un esempio, la capitale d'Italia, Roma. La città di Roma ha dei problemi non seri, serissimi, ancora peggio dei nostri, come spazzatura, come strade, come tutto, cioè secondo me è il sistema che non funziona, non è tanto il problema è il sistema adottato da alcuni amministratori. Ora, abbiamo avuto l'occasione, hanno avuto l'occasione per quando c'è stato
la sfiducia, per votare la sfiducia al sindaco, al consiglio comunale, che hanno fatto una mozione di sfiducia contro il sindaco. Quella era l'occasione per dire basta, fermarci un po' tutti e chiudere tutto, perché le cose non vanno. Secondo me si sono assunti una grossa responsabilità i nostri consiglieri comunali, che hanno votato a favore del sindaco per non sfiduciarlo. Io da qui secondo me dovremmo fare tutti un esame di coscienza senza piangerci sopra, perché come dice lei, il primo a dimettermi sono io il presidente Mario Greco. Bene, lei lo dice, però gli altri, come vede, anziché di votare la sfiducia, guardando le cose come stanno andando e per come vanno, invece no, per non lasciare le sedie, giustamente ognuno si attacca e finì. Nessuno si dimette. Purtroppo sappiamo tutti che è così. Allora cosa bisogna fare? Anziché cominciare a piangere e a dire tutto quello che c'è da dire, perché è così realmente. È realmente così, come vediamo quando noi venivano qua i nostri amministratori, l'assessore, il presidente, o quando facevamo consiglio lì a Brancaccio, ancora non c'era il problema Covid, poi eravamo tutti contenti, genuflessi a queste persone. Che le cose non vanno, ci prendevano in giro e se ne andavano sorridendo, tutti abbracciati, tutti contenti. Purtroppo, signor Presidente, dobbiamo avere il coraggio di manifestare queste cose davanti a loro, di manifestarli andando noi stessi lì nelle stanze e nelle poltrone dove sono seduti, e andare a fare il casino, il giusto casino che c'è da fare per avere chiarezze e per ottenere quelle cose che noi chiediamo, che sono cose sacrosante per i cittadini. Questo c'è da fare, Presidente, secondo me, perché purtroppo non dobbiamo mai arrenderci e dire o buttare la spugna e dire basta, chiudiamo, facciamo. Dobbiamo cercare di lottare, invece. Dobbiamo essere propositivi, dobbiamo essere creativi, dobbiamo essere incisivi, dobbiamo essere tutto. Dobbiamo prendere una soluzione, noi stesso consiglio, come abbiamo detto tanto tempo fa, di andare lì, nelle stanze dei signori, dove sono seduti nelle loro poltrone calde, non si muovono, di poterli smuovere, fare casino, fare arrivare pure i giornalisti se è il caso. Possono chiamare carabinieri, possono chiamare tutto. Ed ottenere i nostri diritti, quello che c'è da fare, noi lo dobbiamo fare. Presidente, io sono il primo a venire. Ma l'azione la dobbiamo fare tutti. Perché se ci va lei da solo, ci vado io da solo, o ci va un altro da solo, insomma non otteniamo niente, secondo me. Se ci muoviamo tutti insieme, Presidente, forse le cose le otteniamo. Come il discorso delle potature alberi, come diceva il mio collega Scarlata, verranno consiglieri che prenderanno i meriti perché hanno potato quella parte di circoscrizione, anziché andare a potare la parte dove noi la chiediamo con forza da sempre, che è in uno stato veramente oramai, come lei sa e come hanno chiamato pure a lei, assurdo e pericoloso. È pericoloso. Assurdo e pericoloso, che è il corso dei mille, Presidente. Però giustamente ci saranno consiglieri che diranno: visto, io ho fatto votare il corso dei mille e Viale dei Picciotti, invece noi avevamo l'elenco che la prima priorità era il corso dei mille. Presidente, questa cosa già lei, io, dovremmo andare lì a Villa Giardina, andare a prendere il dottore la mattina per quei ultimi capelli che ci mancano, portarlo qua in Corso dei Mille, andare a prenderlo la mattina, la mantia, la mattina, cioè, come si chiama? La mattina dovremmo andare per prendere la mantia. Sì. La mantia, ci diciamo che se si è comprata a Villa Giardina o gliel'ha lasciato suo padre, e allora è giusto che deve fare le cose che lui vuole. Ma se la cosa è pubblica, giustamente, non può fare le cose che lui vuole. È come quando è successo via Giafar, Presidente, che si sono andati a potare un albero, tutti grazie, sa quale consigliere comunale l'avrà chiamato, tutti grazie, poi quando l'abbiamo denunciato hanno tolto pure, hanno potato quegli altri tre alberi che erano di fronte per farci stare tranquilli. È assurdo, è il sistema che non va, è il sud che non va, siamo noi che non andiamo. Dobbiamo invece denunciare tutto, solo così possiamo risolvere. Grazie, Presidente. Grazie a lei, Vicepresidente. Il consigliere Viscuso, prego. Grazie, Presidente.
Allora, Presidente, io comincio nel dire che capisco il suo rammarico. La sua dichiarazione fatta poco fa è stata, diciamo, un cavallo di battaglia, una voce gridata da tutti i consiglieri, perché sappiamo tutti noi che è un punto su cui ognuno di noi ha fatto almeno una volta una dichiarazione, un intervento su questo argomento. La città è in subbuglio. Non possiamo noi continuare a vivere così, i cittadini non possono continuare a vivere così, è una situazione alquanto fallimentare. Presidente, ci sono tanti punti che lei ha menzionato, partendo dal fatto delle dimissioni, che potrebbe essere un gesto eclatante, potrebbe essere da parte nostra, che io condivido. Se lei propone delle dimissioni, io sarò lì a seguirla. Propongo, scusi, consigliere, vi scuso, ripeto, delle dimissioni da parte nostra, io sarò lì il primo a seguirla. Anche perché l'ho già detto in altre circostanze, ma non perché la prendiamo come una sconfitta, ma per dare una forte scossa a questa amministrazione, ai cittadini, alla città di Palermo in sé. Sarò lì pronto a seguirlo. Le strade sono due, o questa, o come ha detto il vicepresidente, andare lì e battere i pugni, perché la gente non sa, noi sappiamo, ma la gente non sa come è combinata, come sono combinate le aziende, le partecipate per quanto riguarda il rifacimento dei marciapiedi, il rifacimento delle strade. Non c'è più, il comune ha tolto questo servizio alla RAP, può soltanto intervenire da fuori capitolato come interventi di emergenza e basta. Come la putatura alberi, Presidente, che se io non erro c'è soltanto un cestello per tutta Palermo, non vorrei sbagliare, ma 1/2, non di più, per tutta la città di Palermo, carenza di personale. Quindi ovviamente non si possono andare a fare, a seguire un iter di interventi per tutta la città di Palermo. Quindi, come dice lei, Presidente, certe volte noi ci ritroviamo ad allargare le braccia, scrivere, combattere, ma se le potenzialità di queste aziende è questa, non possiamo andare a spremere la pietra. Purtroppo la gente vuole risposta e noi vogliamo risposta, perché noi, oltre ad essere consiglieri, dobbiamo ricordare a tutti di essere, che noi siamo dei cittadini in primis, Presidente. Noi paghiamo le tasse come tutti gli altri. Non siamo noi diversi dagli altri, assolutamente. Quindi è giusto quello che dice lei, che dobbiamo dare una scossa. Lei deve sapere, e lo ribadisco, Presidente, qualora lei avesse intenzione di dimettersi, io sono al suo fianco, Presidente. Se deve essere, deve passare come messaggio di dare una forte scossa a questa amministrazione, alla città di Palermo e ai cittadini. Ma non per una resa, Presidente. Perché io, con il discorso che c'è stato anche ieri, che hanno rubato, dei delinquenti hanno rubato il rame da un'altra cabina, non possiamo arrenderci, Presidente, perché vogliono togliere il futuro, ripeto, ai nostri figli, ai bambini, vandalizzando le scuole. Rubano il rame, Presidente, per non so perché, io dico che io credo che il governo alla gente che non ha tanta possibilità economica, tramite il reddito di cittadinanza, li ha messi in condizioni di mettere un piatto sul tavolo anche a loro. Quindi non so il perché, non lo capisco. Poi, Presidente, volevo anche dire, come ha detto il consigliere Savoca, no, non so se è stato il consigliere Savoca, il vicepresidente, per quanto riguarda le telecamere. Io ho visto stamane un articolo di MG che provvederà a installare delle telecamere nelle cabine, Presidente. Io questa
questa soluzione delle telecamere che tutti pensano, la vedo come un fallimento, perché lei immagina, deve immaginare soltanto che nelle altre città d'Italia, nelle grandi città europee, dove le telecamere vengono installate per tutta la città, per l'incolumità dei cittadini, deve passare il messaggio che i turisti vengono qui a Palermo, in Sicilia, e vedere le telecamere posizionate, perché altrimenti si rubano il rame dalle cabine, perché altrimenti buttano i rifiuti come se fossero cicche di sigarette qua e là. Questo è un fallimento, Presidente, non credo sia una soluzione al problema. Questo è un fallimento morale di tutti noi cittadini, perché piazzando le telecamere andiamo a risolvere il problema, ma il messaggio che viene trasmesso è molto triste, è molto triste veramente. Io almeno la vedo così. Poi, giustamente, se in extremis dobbiamo ricorrere a questo, ben venga che venga fatto, perché la gente, come noi abbiamo fatto in altre circostanze, abbiamo cercato di sensibilizzarla pure, ma purtroppo non ne vuole sapere, non gli interessa, cerca soltanto di puntare il dito contro a lei, a noi, all'amministrazione, che ha realmente i suoi difetti, attenzione, ha i suoi difetti. Però, dico, dobbiamo un po' farci tutti quanti un po' un esame di coscienza, Presidente. Io dico tutti quanti perché parlo da cittadino. Grazie, Presidente, ho finito. Grazie, grazie sempre a lei, consigliere Viscuso, grazie sempre a tutti voi. Andiamo avanti. Consigliere Guaresi, che aveva chiesto una replica veloce. Prego, consigliere Guaresi. Grazie, Presidente. Io mi allaccio al problema posto dal consigliere Scarlata, quando parla di c'è gente ancora ad oggi che è uscita dal avere quella carica, ancora a ingannare, prendere in giro i cittadini e dire ci penso io, sono stato io. Io ho dato, Presidente, 6 mesi fa uno schiaffo morale a tutta questa gentaglia che ancora ad oggi purtroppo, dico, sono su quel territorio, quindi conoscono i loro residenti, i loro amici che li hanno votati in passato, Presidente. E siccome ognuno di noi ha qualche amico sparso, qualche elettore, qualche parente, lo abbiamo sparso in seconda circoscrizione, 6 mesi fa mi era stato posto un grave problema proprio per gli alberi che ci sono in Viale dei Picciotti, proprio al semaforo, Presidente, dove diversi cittadini lamentavano che c'era la preoccupazione di riattraversare questo tratto, perché il semaforo che c'era non si vedeva, perché era ricoperto dai rami cresciuti a dismisura. Presidente, così per caso un cittadino che mi conosce, ha il mio numero di telefono, mi ha chiamato e mi disse: consigliere, ma lei cosa può fare nell'immediato per risolvere questo problema del semaforo? Presidente, io ho detto: ci vediamo sabato mattina. Sabato mattina mi sono recato con la scaletta a 3 piani, a tre gradini, con un decespugliatore, una cosa manuale che taglia i rami, Presidente, e ho liberato quell'albero che ostruiva la visuale del semaforo, sia per chi scendeva sia per chi doveva attraversare. Quindi, Presidente, diversi cittadini proprio mi hanno osservato, come dire, increduli di quello che stavo facendo. Mi ci sono avvicinato e ho detto: la seconda circoscrizione da anni che fa battaglie per la potatura degli alberi. Questo io spero che sia un motivo verso chi è responsabile di questo sistema, di questo settore,
dico di sdacciarsi e non dire più non siamo in grado perché abbiamo un solo cestello, perché poi vediamo, sentiamo, assistiamo che così all'improvviso, laddove ognuno di noi, compreso lei in primis, Presidente, ha fatto note urgenti per la pericolosità degli alberi, all'improvviso ne vediamo potato uno. È certo che non solo noi impazziamo, proprio la rabbia proprio ecco ci esce da ogni dove, ma i cittadini proprio rimangono come dire, ma scusatemi, allora mi devo rivolgere a chi ha fatto fare solo quest'albero. Questo è triste, Presidente, questo è vergognoso. Io, qualora dovessi essere a capo di questo settore, non mi sarei mai permesso e non mi permetterei mai di andare a potare un solo albero, perché mi è arrivata una telefonata di una persona X che ricopre una carica X, Presidente. Non lo farei mai, perché questo è grave. E mi auguro, se ci stanno ascoltando, che possa partire un'indagine su questa vicenda, Presidente. Lo dico con tanta di quella rabbia, perché, Presidente, io, come tutti voi, in primis lei, ci battiamo per ogni singola virgola che fuori posto di questa circoscrizione, Presidente. Spesso fatta anche a spese nostre. Grazie e scusi dello sfogo, Presidente, e concludo dicendo, io non sono d'accordo, l'ho sempre detto, di mettiamo oggi a un anno delle elezioni, non sono d'accordo, perché la daremmo vinta a quei quattro che oggi si trovano seduti al Consiglio Comunale, grazie ai nostri voti, Presidente, daremmo vantaggio, come dire, ah, ora siamo solo noi, no, non gliela darò vinta questa battaglia, anzi, in questa prossima campagna elettorale, qualora mi dovesse vedere, ecco, partecipe, perché ancora il mio gruppo non ha deciso di quello che faremo, può anche darsi che io non ne faccia parte delle prossime elezioni, in primis lo farò magari, ecco, per altri, Presidente, ma andrò a sbugiardare chi oggi sul territorio si è permesso di prendersi meriti che non gli appartengono, specialmente sui miei. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Guaresi, grazie a lei. Se non ci stanno altri interventi... Una veloce, avevo scritto... No, il consigliere Tusa, sì. E poi, se gentilmente, consigliere Tusa, non appena lei finisce l'intervento, se gentilmente può, se non le viene male, leggere il verbale del 23 dicembre... Presidente, avevo alzato io anche la mano, ma giusto per 30 secondi dopo il consigliere Tusa. Se vuole, okay. Prima del allora, consigliere Tusa... 30 secondi. Vabbè, e vi scuso pure la mano di ora, La mano ora, di nuovo, sì, giusto? Sì, però sempre un intervento di 30 secondi. Perfetto, va bene, allora Tusa, Carlata, Scarlata, e poi vi scuso, posso, prego. Posso essere l'ultimo, chiudo all'ultimo. Prego, consigliere Tusa. Ah, sì, soltanto una cosa, perché io mi fa rabbia ancora pensare che qualcuno dica che Roma non va avanti, ma Roma, io vedo le strade, perché seguo Roma Live, insomma, le strade che si fanno. Io non penso che a Roma ci sia una strada come una nostra via, Via Lagna, per esempio, che da 10 anni, 8 anni, non so da quanto tempo è al buio totale. A Roma si fanno i lavori, purtroppo c'è stato un attacco mediatico meschino, perché adesso sentite parlare di Roma non si parla, di Palermo non si parla, quello che è grave è che di Palermo non si parla con tutte queste emergenze. Questo è triste. Grazie. Vado a comprarsi una televisione nuova. Comunque pure ci stanno pure i problemi a Roma, vedi ieri o l'altro ieri sera. Ci stanno, però dico, magari non saranno come Roma, come altre città. Non saranno una alla volta, ragazzi, una alla volta, vicepresidente, l'ordine, dobbiamo seguire l'ordine, gentilmente, vicepresidente, se vuole replicare le do la parola, l'importante è che seguiamo l'ordine. E dicevo di Roma, comunque, al di là del che funzioni meglio o no, i problemi ce li hanno pure, li abbiamo visti negli anni, si continuano a vedere, e sino a ieri, dico, a prescindere dalla questione di governo, non entro in merito, perché figuriamoci, neppure riusciamo ad interferire e ad andare a rapportarci con chi governa la città, quindi figurati se sto a pensare a Roma. Però dico, ci stanno pure i problemi lì, vedi, prova ne sia l'incidente che a quanto pare è stato causato mortale di un 19enne calciatore della Primavera della Lazio,
a quanto pare causato sia sicuramente dall'alta velocità, ma ha inciso pure l'asfalto e quella manutenzione che è venuta a mancare nella via dove purtroppo è successo il fatto. Quindi dico, i problemi credo che ci stiano pure nelle altre città italiane, ma di certo non sono come i nostri. Noi ne abbiamo tante, tante, tante e tante. Veramente, dico, è quello di quelli che si è parlato oggi sono solo una piccola parte. Veramente, credetemi, e ne verranno di fuori ancora di peggio e ancora di più. Cardella e poi Scarlata e consigliere Viscuso. No, Presidente, io a prescindere, voglio, il consigliere Cardella aveva fatto notare che ieri, anche per avere una sicurezza noi come consiglieri, che era stata fatta una richiesta durante una videoconferenza su una nota a firma del consigliere Guaresi. Volevo sapere se gli Prima di tutti, uffici la firma di avevano. tutti avevo chiesto Sì, un'altra volta, una alla volta. Grazie, consigliere Guaresi, grazie. volevo sapere, ma questo, attenzione, non è un qualcosa contro il consigliere Guaresi, assolutamente, o contro gli uffici, assolutamente. Era per capire l'operato degli uffici stessi, e per capire se è stata, gli uffici hanno, e quindi in questo caso la signora Ventimiglia, o chi per lei La avesse stoppo subito, rivisto. consigliere Scarlata, la stoppo. È responsabilità del presidente, perché l'ordine suppletivo per solo quella No, no, mozione, no, visto che. Presidente, io volevo sapere se durante quella registrazione è stata chiesta di espletare una nota a nome del Consiglio, se era stata fatta. Solo questo voglio sapere, non è Ma lei capito? parla Solo questo. della nota, quale nota? Scusi. Il consigliere Guaresi ieri disse Ah, che ieri che io non aveva ero presente in consiglio. durante Sì. una video, un consiglio di videoconferenza fatto noi, aveva richiesto agli uffici di fare una nota a nome di tutto il consiglio se avevano E nota che verificato. trattava l'oggetto qual era, visto che ieri io non ero Poi io, presente. Presidente, se vuole. Un minuto, Vabbè, se il dice. consigliere Scarlata se lo ricorda. Era sui pattini, il Ah, pattino sulla rotto che questione ci hanno pattini, sì, che io non trovato. sapevo Lo sa? che. Certo, io volevo capire se gli uffici avevano verificato e se era stata chiaramente una dimenticanza degli uffici stessi. Solo questo volevo sapere, se in La questo caso. informerò io su questo, consigliere. Ecco, volevo sapere. Signora Ventimiglia, Ok, lei ha perfetto, perfetto. contattato. Me la può dare la risposta, per favore? Allora, dalla registrazione è emerso che non è stata richiesta la nota congiunta, perché forse è stato detto dopo, ma dalla registrazione non è emerso nulla. Ah, perfetto, no, io già, questo è importante, così diamo sempre merito agli uffici di Una alla Guaresi. volta, Dico, questo è importante perché così diamo merito agli uffici di una grande attenzione. In questo caso ci siamo sbagliati noi nella persona del consigliere Guaresi, ma dico noi, infatti, non sto dicendo che si è sbagliato il consigliere Guaresi, ma ci siamo sbagliati noi consiglieri nella persona del consigliere Guaresi, che sicuramente ricordava male di aver proposto una nota. Ecco, tutto là. Perfetto, era solo questo voleva la precisazione, dato che l'aveva sollevato il problema il consigliere Cardella. Grazie, Presidente. grazie a lei, va bene, andiamo avanti. Consigliere Viscuso, prego. Sì, Presidente, no, volevo soltanto fare un inciso di 30 secondi per quanto riguarda, mi ha fatto venire in mente il consigliere Guaresi, delle persone che cercano di prendersi i meriti ex consiglieri di circoscrizione e comunali. Io credo che siamo nel 2021, Presidente, le persone hanno cominciato a capire, a vivere realmente la politica. E non c'è più quell'ignoranza che c'era nel 1980. Quindi, quando una persona si cerca di screditare noi, consiglieri, o prendersi dei meriti, è palese che viene fatto soltanto per una prossima e futura campagna elettorale, Presidente, accreditarsi queste persone. Però, perché cerca di fare il gioco di dire alle persone quello che si vogliono sentire dire. È bello fare questo gioco, Presidente, però io
credo proprio che ormai questa cosa non riesce più. Siamo nel 2021, Presidente, e non credo che la gente sia ancora così ignorante come loro. Perché la gente ci vede, ci segue, sa le difficoltà della città, sa le difficoltà dell'amministrazione, quindi non credo che siano cose che possano riuscire. È soltanto, queste sono persone secondo me che sono rimaste ancora indietro e non si sono evolute mentalmente, per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione e la politica. Non credo che dovremmo noi dedicarci tanto tempo come abbiamo fatto oggi. Grazie, Presidente. Presidente, io... Lei consigliere, scusa, un minuto, consigliere, guardi, un minuto, mi faccia... ma quantomeno mi fate aprire un minuto la bocca. Mi scusi, okay. No, niente, si figuri. Ok, consigliere, vi scuso, grazie a lei per la sua dichiarazione. C'è il consigliere Cardella forse che voleva replicare e nuovamente il consigliere Guaresi. Dopodiché andiamo avanti, si nominano scrutatori, tre scrutatori, che approviamo il verbale del 23 dicembre. Consigliere Cardella e poi Guaresi, prego. Grazie Presidente, giusto 30 secondi per dirvi che ci sono stati degli attimi che ero in confusione totale, Presidente, mi creda, mi sono sentito per un momento a Montecitorio, quando sento parlare di Roma, cioè praticamente questa è la politica, quelli che fanno, quelli superiori a noi, quelli al di sopra di noi, che sempre scaricano barile, ma non guardiamo Roma, guardiamo il nostro quartiere, cerchiamo di aiutare il nostro quartiere, Presidente. Per quanto poi riguarda il discorso che diceva Viscuso in merito alle persone, a questi che si stanno facendo, si stanno preparando la campagna elettorale, io gli voglio dire soltanto una cosa, domani ci sentiamo. Viscuso. Magari loro stanno facendo un lavoro un po' sporco dicendo che loro facevano meglio, ma non è che alla fine hanno tutti i torti, non è che la politica è tutta sana, anzi, una minima parte, Presidente. E dico una cosa, quella minima parte di politica sana si trova soltanto ed esclusivamente nelle circoscrizioni, Presidente. Ho finito, grazie. Grazie alle consigliere Cardella. Consigliere Guaresi, bravo. Dopodiché concluso con dichiarazioni e andiamo avanti. Il consigliere Tusa a legge il verbale del 23 dicembre. Presidente, c'è prima quello del 22. Mandato 22, un... scusi, 22, sì. Io ci tenevo a precisare il discorso di ieri. Io ho ascoltato la mia registrazione di un... perché venga a conoscenza che il consigliere Tusa, dopo ecco, quello che io avevo dichiarato, per quanto riguarda il furto dei monopattini, dove chiedevo, ecco, ero un pochettino risentito con la società veronese che voleva sospendere il servizio in seconda circoscrizione. Mi sente? Mi sente? Lasco, scusi. Quindi io ero un pochettino risentito nei confronti di questa società che voleva sospendere il servizio monopattino, perché io dicevo, ma perché siamo sicuri che è stato rubato proprio zona Brancaccio, un po' essere stato rubato nella Palermo Bene e vogliono cadere le colpe alla seconda circoscrizione. In questo intervento, se andate a vedere in questi secondi, se andate a vedere la registrazione, al consigliere Guaresi salta la connessione. E io continuavo a parlare dicendo, facciamo partire una nota a nome di tutto il Consiglio alla società, dove intanto dobbiamo essere solidali con questi signori, perché uno che va a spendere dei denari e poi si vede nel giro di poche ore che parte questo servizio, si vede un pochettino vedere le gambe troncate, è normale che la prima impressione è quella di dire togliamoci il servizio lì, perché è una zona poco attenzionata. E quindi chiedevo, poi riprendo la discussione perché si è ripresa la linea, stava parlando al consigliere Scarlata, io dicendo, continuo a dire che mi auguro che le forze dell'ordine facciano il loro lavoro e quindi sperando di poter dire domani che il monopattino è stato rubato in altre zone, magari con l'ausilio delle telecamere posizionate in città, in seconda circoscrizione. Però, Presidente, ricordo benissimo che poi alla fine dicevo
alla fine dicevo, quando poi se n'è andata la registrazione, facciamo partire la nota congiunta a nome del Consiglio. In quell'occasione, Presidente, ricordo benissimo e vorrei che lei, ecco, andasse a vedere se veramente dopo giorno, perché l'era il 5 e il venerdì, e quindi tra lunedì, martedì, 8, 9, 10, sia partita questa nota a nome di tutto il Consiglio. Dico, mi dispiace, dico, ripeto, perché veramente in un problema affrontato e portato avanti dal consigliere Giuseppe Guaresi, dico, mi dispiace che giorno 18, dal 5 al 18, mi accorgo di una nota fatta dal consigliere Tusa, sicuramente in buona fede. Dico, io non voglio dire che sia stato in malafede, sarà il tempo a dire se è in malafede o in buona fede. Io mi auguro, ecco, e sono sicuro della sua buona fede. Però un argomento che porto io in consiglio, parlo a spada tratta nei confronti, ecco, di questa società che veramente rompe, e fare, ecco, lui la nota per la sua, è stato poco carino nei confronti di un consigliere che ha portato, dico, a conoscenza attraverso videoconferenza questo problema, non curandosi se veramente poi il consigliere, visto che era caduta con la linea e non si è sentito, e fate partire a, no, non a nome del consiglio, a nome di tutto il consiglio, questa nota di solidarietà alla ditta, ecco, lui stesso lo abbia fatto suo e abbia predisposto una nota. Grazie, Presidente. Grazie consigliere Guaresi, io mi appresto a, non appena chiudiamo, a capire se la nota da parte di tutto il consiglio è partita. Se non è partita, la si fa partire ugualmente, anche se magari già il consigliere Tusa, che sia fa stato fatto in buona fede oppure no, questo io non posso giudicarlo. Dico, la nota da parte di tutto il consiglio partirà ugualmente se non è partita, va bene? Intanto si accerti se questa è veramente partita, perché l'ho detto più volte, Sì, poi certo, in questo facciamola senso. partire. Ho Grazie, detto Presidente. questo, se non è partita la faccio partire. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti, consigliere. Tieni questo un minuto. Il vicepresidente la mano è di ora. Un Sì. secondo, volevo, perché io Prego, vicepresidente, prego. siccome ieri la seduta c'ero io a presiedere, giusto? E c'è stata questa diatriba, c'è stata un po' di alterazione molto alta su questa cosa. Io ho detto come presidenza, ho detto prima che si parli, si dicono assurdità e quant'altro, accuse inutili, avevo chiesto agli uffici di occuparsi e accertarsi veramente se c'era stata una richiesta di nota da parte del consiglio, perché può essere pure, magari si ricorda male, il consigliere Guaresi, non è stata fatta niente e il consigliere Tusa ha tutto il diritto di muoversi come vuole, essendo un consigliere della seconda circoscrizione, per i problemi della seconda circoscrizione, nessuno gli può dire niente. Avevo chiesto questo. Però, infatti, oggi abbiamo avuto la risposta che in videoconferenza non è stato detto nulla in tal proposito, per cui è argomento chiuso. È inutile andare a rifare un'altra nota oppure fare, per me, secondo me, la nota è partita. Già c'hanno il segnale alla circoscrizione di quello che è successo, e andiamo avanti. Tutto qua, Presidente. Grazie vicepresidente. Comunque, dico, per una questione di mia volontà, se la nota da parte di tutto il Consiglio non è partita, la farò partire ugualmente, anche se un consigliere del nostro gruppo l'ha già fatta, andrà a rafforzare. Poi per quanto No, riguarda come vuole. la buona fede o non la buona fede, dico questo, io non sono nostro signore, quindi non posso sapere i peccati di uno o i peccati di un altro. Andiamo avanti. Il vicepresidente ha parlato. Queste sono altre manine niente. Allora, nomino scrutatori il vicepresidente, quindi il consigliere Savoca, il consigliere Viscuso e il consigliere Cardella. Nomina degli scrutatori, ok, grazie signora Ventimiglia. Do la parola al consigliere Tusa, che gentilmente, come ha spesso fatto, leggerà il verbale Con piacere. di consigliere Tusa. Dica lei stessa lei stesso la data del verbale, dopodiché Allora, lei.
Io vedo quella del 23 dicembre e 22 gennaio. Perfetto, quello che ho visto pure io stamane. Ecco perché Quindi il avevo 23 detto, dicembre io 2020. avevo pensato prima il 23 dicembre, visto Sì, che è no. precedente Infatti. Stiamo attenti a quello che vede Tosa. Consigliere Cardella, sempre l'ordine, gentilmente, grazie. Prego, consigliere tu. Verbale 23 dicembre 2020, l'anno 2020, giorno 20. Ah, scusi, Presidente, io sono sempre disponibile. Mi piacerebbe ogni tanto che il consigliere Cardella leggesse qualche verbale, cioè perché non Infatti posso. stiamo provvedendo pure per lui. Grazie, Bene. Allora, verbale consigliere tu. 23 dicembre 2020, l'anno 2020, giorno 23 del mese di dicembre, il Consiglio della seconda circoscrizione si è riunito in modalità videoconferenza, mediante collegamento teleatlantico a distanza, giusta convocazione del Presidente Greco, protocollo 854548 del 25/9/2020, per trattare gli argomenti di cui è allegato ordine del giorno. Presiede la seduta il Presidente Greco, il quale alle 10:09 chiama l'appello. Risultano presenti i seguenti consiglieri: Cardella, Quaresima, Marchese, Orilla, Savoca, Scarlata, Seri, Ottusa e il presidente Greco. Risulta assente il consigliere Viscuso. Assistito il segretario del consigliere Viscuso. Redige il verbale. Risulta assente il consigliere Viscuso, però poi dice che il segretario è il consigliere Viscuso, molto probabilmente sarà entrato dopo. Redige il verbale la signora Anna Maria Ventimiglia. Verificata la verità del quorum strutturale, il presidente Greco dichiara aperta la seduta. Ringrazia gli uffici e la SISPI che permettono ai consiglieri di poter svolgere sedute in videoconferenza. Consigliere Cardella evidenzia le criticità che vi sono al servizio cimiteriale, anche a causa della sospensione dei 38 dipendenti coinvolti nell'indagine sulla timbratura dei cartellini. Le sepolture già in arretrato in questo periodo rischiano di andare nel caos. È intollerabile che un servizio così importante venga lasciato allo sbando. Avrebbero potuto sostituire dipendenti con altri impiegati per non creare criticità al servizio. In ogni caso, i cittadini chiedono i servizi che funzionano per poter seppellire i loro cari defunti. Anche il presidente Greco si associa a quanto detto. Purtroppo si è toccato un tasto dolente che si aggiunge agli altri disservizi presenti nella nostra città. Anche lui ritiene, visto che si tratta di un servizio importante, che avrebbero potuto trovare una soluzione, in quanto anche a causa dell'emergenza Covid i decessi sono tanti e le salme a deposito aumentano sempre di più. Si trova d'accordo con Cardella quando dichiara che si potranno sostituire gli impiegati per garantire il servizio. Alle ore 10 esce la videoconferenza del Presidente Greco e il Presidente Savoca. Il Presidente Savoca ricorda che il problema delle salme si protrae da anni e spera che con le prossime elezioni i servizi possano essere migliori e che anche le criticità si possano risolvere definitivamente. Alle ore 10:04 esce la videoconferenza del Consigliere Cardella. Anche il consigliere Guaresi si trova d'accordo. I disservizi sono tanti. Purtroppo anche questa indagine in atto ha intensificato le criticità del servizio. Si dispiace che a pagarne le conseguenze sono anche le famiglie di questi dipendenti furbi che hanno frodato lo Stato, ma è giusto punire questi furbetti del cartellino colti in flagranza di reato dalle telecamere nascoste agli investigatori. E per questo motivo destinatari di un provvedimento automatico, quindi non richiesto né deciso dal Comune o dalla Procura, ma dalla magistratura. Anche il consigliere Scarlata interviene sull'argomento dei furbetti al cartellino, che sono stati sospesi dal servizio e per di più con metà retribuzione, l'assegno familiare. La sospensione ha nei fatti decimato gli uffici servizi cimiteriali, ma si è resa necessaria e inoltre è stata decisa dalla magistratura che ha aperto le indagini. Alle ore 10:09 escono alla videoconferenza il consigliere Serio, il vicepresidente Savoca e il consigliere Guaresi. Infine, il consigliere Scarlata constata che la sospensione della ZTL dal 22 dicembre al 6 gennaio sia l'ennesima presa in giro per i cittadini, in quanto con il lockdown non si può circolare. Avrebbero potuto sospenderla già dai primi di dicembre per permettere ai tanti cittadini di poter passeggiare nel centro storico e godersi in questo modo le bellezze monumentali della nostra città. Alle ore 10:15 esce alla videoconferenza il consigliere Viscuso e funge da segretario il consigliere Tusa. Il presidente Guaresi constata che purtroppo il Consiglio circoscrizionale non ha poteri decisionali, anche lui ritiene che si poteva agire diversamente. Purtroppo non tutti vediamo le cose con la stessa prospettiva e ricorda che la tanta criticata pista ciclabile voluta dall'assessore Catania viene apprezzata e molti ciclisti la utilizzano. Il consigliere Tusa prende la parola per augurare buone feste a tutti i consiglieri e al personale e spera che il nuovo anno possa essere migliore di quello che si sta per concludere.
tutti i consiglieri presenti si associano agli auguri e il presidente Guaresi chiede la verifica del numero legale. Risultano presenti i consiglieri Marcheso, Rita, Scarlatta, Tuso e lo stesso presidente, pertanto, ancora una volta, si trova costretto a chiudere la seduta per mancanza del numero legale. Il presidente Guaresi, con rammarico, chiude la seduta alle ore 10:27. Ok. Terminato. Grazie, consigliere Tusa. Dottoressa, può chiamare l'appello? Così votiamo il verbale. Un attimo. Sì, sì, grazie. Se vuole posso farlo anch'io, non c'è problema. No, cartella. Favorevole. Guaresi. Favorevole. Marchese. Assente. Orilia. Assente. Orilia. Favorevole, favorevole, scusi, favorevole. Ecco, ecco. Favorevole. Scarlata. Non c'è più Scarlata, assente. Viserio. Favorevole. Tusa. Favorevole. Viscuso. Favorevole. Greco. Favorevole. Approvata all'unanimità dei presenti, ore 11:13, assente Marchese e Scarlata. Ok, grazie dottoressa, grazie signora Ventimiglia, consiglieri grazie anche a voi, ci sentiamo telefonicamente. Buon fine settimana a tutti. Buon fine settimana, ci riaggiorniamo. Arrivederci. Buongiorno. Arrivederci.